Amici, bentornati. Oggi siamo qui per parlare di quelle che sono le caratteristiche che deve avere un fotografo per essere più appetibile per i suoi clienti potenziali e anche già acquisiti. Cominciamo a fare un giochino. Lasciatemi un commento qua sotto e scrivetemi quelle che secondo voi sono le caratteristiche che deve avere un fotografo per essere appetibile per i suoi clienti. Al termine del video potremo vedere se le nostre liste hanno perlomeno qualche punto in comune. Cominciamo ponendoci una domanda. Ai nostri clienti interessa qualcosa del nostro corredo fotografico, secondo voi? La risposta fondamentalmente è no, nel senso che al nostro cliente non interessa che cosa usiamo. Lui non è un fotografo, non ci capisce niente di queste cose, non sa cosa stiamo usando, a meno che non sia un appassionato. Diciamo che non lo sa, però ha ben chiaro che cosa vuole ottenere. Per cui, per esempio, il numero di megapixel. Questa è una cosa molto sottovalutata. Ragazzi, il numero di megapixel ha un'importanza enorme, per almeno due ottime ragioni. Il primo motivo è che il nostro cliente potrebbe voler stampare le immagini. Nel momento in cui le immagini devono essere stampate, la risoluzione in megapixel è molto importante perché ci consente un'area di stampa maggiore. Il secondo motivo, molto più banale, ma con cui ci troveremo molto più spesso a fare i conti, è che se io sto lavorando a 12 megapixel, gli sto dando esattamente la stessa risoluzione di un iPhone. Un cliente vedrà la sua foto fatta con l'iPhone e la mia foto, le confronterà e dirà: sono grandi uguali, quindi la qualità è la stessa. Questa è una banalità, ma è un problema, perché se il cliente ha la percezione che io gli stia dando un prodotto che ha la medesima qualità del suo telefonino, questo è un problema. Quindi avere una fotocamera con una risoluzione in megapixel superiore ai 12 megapixel, superiore a un iPhone perlomeno, è importante. Sembra una stupidata, ma credetemi, è importante. Gli stiamo dando una risoluzione maggiore, quindi la percezione della qualità del nostro lavoro da parte del cliente sarà maggiore. Sempre parlando di specifiche della fotocamera, prendiamo in esame per esempio i frame al secondo, la raffica di scatto. Ora, io vi dico, la raffica io non la uso mai, perché secondo me è un modo sbagliato di lavorare. Con delle eccezioni, io parlo per quello che è il mio lavoro, esistono degli ambiti in cui è inevitabile. Se state facendo fotografia naturalistica e dovete fotografare un colibrì a mano libera, lì è ovvio che fate la raffica, anche perché potrebbe non ripassare più da lì quel colibrì. Potrebbe essere la vostra ultima occasione, quindi volete cercare di catturarlo al meglio. Analogamente, NBA Finals, ultima azione, palla in mano a LeBron James sotto di un punto, è evidente che puntate la camera su LeBron James e tenete premuto fino a quando sentite la sirena, questo è ovvio. Sono dei casi limite però. Posso concepire che durante un matrimonio si faccia una raffica durante il sì o durante il puoi baciare la sposa, questo va bene. Però lavorare con le raffiche non è un bel modo di lavorare, vi dico perché. Prendiamo l'esempio di una foto di indossato. Il nostro cliente o il nostro modello o chi che sia sta facendo un indossato e fa una camminata. E noi facciamo la raffica della camminata. Ora io vi garantisco che non è un bel modo di lavorare, perché ci ritroveremo ad avere tantissime immagini da processare, la maggior parte saranno sbagliate, perché quando io vado a fare una raffica non sto curando i dettagli, sto sperando che fra quelle 200 ce ne sia almeno una buona. E quindi poi dovrò processarle tutte, spedirle tutte al cliente, quindi allungando anche i tempi di attesa perché gliene devo mandare di più, lui farà più fatica a scaricarle, farà più fatica a selezionarle, farà più fatica a sceglierle, perché il cliente spesso non sa quello che vuole, ne guarderà 200 e alla fine sceglierà un po' così perché la deve chiudere lì e ne sceglierà una, ma non le ha nemmeno guardate tutte. Non è assolutamente un bel modo di lavorare. Se invece di fare la raffica ci concentriamo sullo scatto su cui stiamo lavorando e lo facciamo bene, basta farne una. Ci mettiamo lì con il nostro modello, con il nostro cliente, con chi che sia, e diciamo: fare una foto di indossato, benissimo, simulami un passo, non farmi tutta la camminata, simulami un passo e vediamo i dettagli, vediamo che il capello sia a posto, vediamo che la camicia sia giusta, che il pantalone e il caschi è giusto, che non ci sia la pieguzza, il pelucco del maglione. Curiamo i dettagli. Su uno scatto posato si può fare, sulle raffiche no, perché nel momento in cui io faccio una raffica di una camminata tutto il vestito si muove e quindi non ho più il controllo su nulla. Così come non ho più il controllo neanche sulla luce, perché se il mio modello si sta muovendo significa che io le luci non le posso usare, perché le luci devono stare sempre alla stessa distanza. Lavorare con le raffiche non è un bel modo di lavorare. Vi dico un'altra cosa, sempre riguardo alla strumentazione. Il cliente ha una percezione della strumentazione che andiamo a impiegare. Ora, questa percezione è quasi sempre errata. È quasi sempre errata, nel senso che il cliente non ha la minima idea di che cosa stiamo usando e del perché lo stiamo usando e di cosa stiamo facendo in generale. Valuterà solo in base al risultato, però sicuramente, fateci caso, se io mi presento a uno shooting con l'iPhone e dico sì, io ho tutto qua, faccio con questo, è una cosa.
Posso essere bravissimo, però è un tipo di contesto. Viceversa, se io mi presento con stativi, luci, fondale, fotocamera professionale, set di obiettivi, magari truccatrice, trucco e parrucco, un assistente, ragazzi, è ovvio che è un sacco di roba quella che ho impacchettato per questo shooting per il cliente, ma do una percezione nettamente diversa. Nel primo caso sembro uno studentello che è andato lì col telefonino. Nel secondo caso è nettissima la percezione. Guarda, io ho un team che lavora per me, portiamo determinate cose che sappiamo noi che servono per fare questo shooting, abbiamo l'hardware, abbiamo proprio le cose fisiche che ti portiamo, abbiamo gli stativi, abbiamo i fondali, anche solo un rotolo di carta può fare una grossa differenza, perché il cliente si vede srotolare questo immenso backdrop che va a fare da limbo e che viene fissato su due stativi, e la percezione del lavoro che noi stiamo andando a fare cambia completamente. Queste sono cose importanti, perché nel momento in cui noi andiamo a esibire tutta questa nostra professionalità con il cliente, stiamo impostando le basi per una collaborazione futura. Un cliente potrà anche pensare che magari siamo costosi, però visto tutto quello che gli abbiamo imbastito, si dirà che la spesa è giustificata. Veniamo ora a quella che secondo me è la caratteristica principale che un fotografo deve avere per intrattenere dei rapporti duraturi con i suoi clienti. Ed è purtroppo, devo dire purtroppo, la versatilità. In che senso? La versatilità su molteplici livelli. Nel senso che il cliente fondamentalmente ci ha ingaggiato per un lavoro. Ora, che cosa vuole il cliente da noi? Vuole che gli facciamo delle foto che lui non è capace di fare, ok? Il motivo è che gli stiamo facendo risparmiare tempo, perché così non deve farsele lui col cellulare. Le facciamo un po' meglio di come se le farebbe col cellulare, ma non è per quello che ci sta pagando. Ci sta pagando perché le facciamo noi e perché così non deve farle lui. Ricordiamoci che il cliente nel 90% dei casi ci sta ingaggiando perché gli facciamo risparmiare tempo. Non ha la reale percezione di quanto le nostre foto siano migliori rispetto a quelle che si poteva fare da solo, ha però la nettissima percezione del tempo che lui sta risparmiando per fare quel lavoro, non del tempo che noi stiamo impiegando per farglielo. Sono due cose nettamente diverse. Lui a fare le foto, a farsele male con l'iPhone, ci avrebbe messo 5 minuti. Noi a fargliele bene con tutta la nostra attrezzatura ci mettiamo un giorno di scatti e 2 giorni di post-produzione, quindi la sua percezione è comunque sbagliata. Però quei 5 minuti che gli stiamo facendo risparmiare, diciamo che per lui sono sufficienti per ingaggiarci. Per essere veramente appetibili per un cliente bisogna purtroppo fare un grande sforzo noi come fotografi, perché dobbiamo metterci a livello del cliente e lavorare male. In che senso lavorare male? Noi dobbiamo lavorare bene, perché gli dobbiamo consegnare il lavoro fatto nel migliore dei modi possibile, e quindi gli dobbiamo anche fare una consulenza, nel senso che quando un cliente ci chiede una cosa irrealizzabile è compito nostro di guarda, così non si può fare, ti posso proporre quest'altra cosa però che secondo me viene meglio, oppure questa cosa che mi stai chiedendo è una boiata, non va bene per il tuo target, è sbagliata, è brutta. Non funziona, ti propongo quest'altra cosa che secondo me funziona meglio. Questo è un grande valore aggiunto che diamo al cliente, gli facciamo anche percepire che abbiamo non solo a cuore la sua attività, ma che abbiamo addirittura studiato come farla funzionare al meglio. Dicevo, la percezione del cliente dei tempi del nostro lavoro quindi è errata. Diciamo che ci stia assumendo solamente per il tempo che gli facciamo risparmiare, ma nel momento in cui gli facciamo una consulenza gli stiamo dando un valore aggiunto in più. In che senso dico che dobbiamo abbassarci a livello del cliente e lavorare male? Nel senso che un flusso di lavoro corretto ha dei tempi e dei modi. Noi dobbiamo dimenticarceli purtroppo. Dico purtroppo perché un bravo fotografo dovrebbe lavorare con un flusso di lavoro corretto. Purtroppo per stare dietro ai nostri clienti questo non sempre è possibile. Se il nostro cliente è distratto, non scarica lui transfer, non mi dà feedback, mi lascia in attesa un mese, poi quando mi dà feedback io mi sono dimenticato che foto gli avevo fatto, perché non è che mi ricordo ogni singola foto che ho fatto. Dopo un mese mi rispondi, mi dai feedback dopo un mese, fra l'altro ho fatto scadere lui transfer, me lo rimane, te lo rimando, mi dai feedback dopo un mese, io non mi ricordo più gli scatti che ti ho fatto, devo andarmeli a rivedere. Quindi quando mi dirai sì, post producimi solo quelle dove si verifica questa particolare caratteristica, io non mi ricordo più qual è quella caratteristica, devo riguardarmele tutte, devo ristudiarmi tutto lo shooting per capire di cosa mi sta parlando, perché non me lo ricordo più. Quindi il cliente mi sta obbligando ad avere un flusso di lavoro sbagliato, non corretto, e questo mi fa lavorare male. Questa è una caratteristica che dobbiamo avere, dobbiamo essere capaci di lavorare bene anche adattando il nostro flusso di lavoro a quello di un cliente che ci fa lavorare male. Questa è una caratteristica importante anche in fase di scatto, perché per esempio a me capita spessissimo, ma spessissimo, di andare in un posto a fare, diciamo, fotografia di interni. Io faccio fotografia di interni, arrivo sul posto e dico: ragazzi, io sono pronto a cominciare, questa pila di roba disordinata che c'è qui,
che si fa? Io avevo detto che dovevo avere le cose un po' in ordine per fare bene le foto. Sì, non abbiamo fatto in tempo a riordinare, tanto poi fai sparire tutto con Photoshop. Ecco, questa è la tipica cosa, fai sparire tutto con Photoshop. Intanto io non faccio sparire niente, perché se c'hai una pila di schifo lì in mezzo alla stanza, io faccio molta fatica a farlo sparire. Inoltre è tempo di post-produzione in più, quindi se abbiamo già pattuito che la post-produzione è inclusa, mi hai fregato. Nel senso che che il cliente non ha pulito niente, non ha sistemato niente, e poi scarica su di me il fatto di sistemare perché ha la post-produzione inclusa. Comunque la foto viene peggio se devo fare della post-produzione, viene molto meglio se la scena è pulita per davvero. Per pulita non intendo sporco, intendo elementi di disturbo, cose che non ci dovrebbero essere, cose che io dico sempre al cliente: toglimele prima che io arrivi, perché io non so che scena mi trovo, tu lo sai. Se c'è il mocio Vileda in mezzo alla stanza, levamelo, perché sennò cosa succede? Sennò quello che succede è che arrivo e lo devo fare io, devo pulire la scena. Purtroppo bisogna farlo, perché quando io arrivo in un posto, mi trovo la scena non pulita. La cosa è questa: io penso, ok, abbiamo pattuito che questo cliente ha la post-produzione inclusa. Non siamo stati specifici sulla cosa. Sarà molto difficile far passare al cliente in un secondo momento: guarda, la post-produzione che mi stai chiedendo per rimuovere gli elementi di disturbo che tu non hai spostato richiede molto tempo e quindi te la devo conteggiare a parte, chiederti un supplemento. Sarà molto difficile fargli passare questa cosa. Per cui, visto che partiamo già svantaggiati, la cosa migliore che possiamo fare è pulirci noi la scena. Flusso di lavoro sbagliato, è sbagliata questa cosa. Io non devo fare l'arredatore o pulire una scena di un interno. Io dovrei, perché non è il mio lavoro, io sono solo un fotografo, non sono né un arredatore né un interior designer, punto. Quindi non è il mio lavoro. Però nel momento in cui arrivo su una scena che non è pulita, che non va bene, preferisco pulirla io, perché così, cioè spostare un mocio Vileda so quanto ci metto. Se devo mettermi lì con Timbroclone a toglierlo, oppure con la selezione fare rimuovi in base al contenuto su Photoshop, ci metto di più, perché magari ho fatto 80 di foto di quella stanza e lo devo togliere su tutte 80. Quindi facevo prima a togliere quel cavolo di mocio Vileda a mano. È sbagliato, dovrebbe farlo il cliente, anche perché il cliente poi... Altro esempio, mi capita di fotografare gli interni per uno studio dentistico. Ora, credetemi, io non sono un dentista, ve l'assicuro. E quindi quando io fotografo uno studio dentistico, io posso con molta curiosità chiedere che cos'è quello, che cos'è quell'altro, e me lo faccio raccontare e vi dico la verità. Qualche volta capisco anche le risposte, per carità, però la verità è che se c'è una roba fuori posto nel tuo studio dentistico, se c'è una roba non a norma, una cosa che non va bene, io non la so. Se c'è un bisturi non disinfettato o che ne so, un macchinario non a norma o una cosa vietata, io non lo so. E quindi io fotografo la stanza che mi hai messo a disposizione. Se c'è una cosa che non va bene, me lo devi segnalare, perché altrimenti io in buona fede la fotografo così e poi ho tutte le foto sbagliate. In questo senso, capite cosa voglio dire? È il cliente che dovrebbe... Noi dobbiamo premurarci di chiederglielo, perché magari il cliente non ci pensa, però il cliente dovrebbe premurarsi di sistemarci le cose. Il mocio Vileda ci arrivo, che lo devo togliere, ma molte cose posso non saperlo, posso non arrivarci, quindi è una difficoltà. Anche lì è un flusso di lavoro, di nuovo, sbagliato, perché io durante lo shooting devo tenermi il cliente lì, tirarlo per la manica e dirgli: senti, ma è giusto che questa cosa la fai senza i guanti? Hai ragione, devo mettermi i guanti. Senti, ma questa cosa è giusto che la fai senza la cuffietta per i capelli? Hai ragione, devo mettermi la cuffietta per i capelli. Alcuni clienti lo sanno, lo fanno già, altri bisogna dirglielo. Quindi è tutto un adattare il proprio flusso di lavoro a quello che è il cliente. Il cliente fondamentalmente la cosa che valuterà al di sopra di ogni altra cosa, al di sopra delle caratteristiche della vostra fotocamera, al di sopra della vostra bravura, perfino al di sopra dei risultati che otterrà con lo shooting che gli avete fatto, è la vostra capacità di risolvergli i problemi. Ovvero, traduco, il cliente vuole uno shooting di un certo tipo e io gli dico: guarda, però questo shooting non si può fare perché è difficile, perché è complicato, perché ci vorrebbe questo e questo e questo. Ecco, questo non è l'approccio giusto, perché a un cliente che fa una richiesta io sto rispondendo con dei problemi. Il cliente non vuole questo, il cliente vuole delle soluzioni, e vuole delle soluzioni che siamo, di cui siamo noi a farci carico, non lui. La vera cosa che il mio cliente, guarda, il mio, nella mia esperienza personale, possono esserci casi diversi, nella mia esperienza personale quello che il cliente guarda al di sopra di tutto è la mia capacità di risolvere i suoi problemi. C'è uno shooting difficile? Ti dico io come si fa, te lo dico io come si fa questa cosa, ti dico che cosa ci vuole, ti dico quanto costa. Perché se vuoi uno shooting mega galattico e ti dico quanto costa e poi valuta tu se lo vuoi fare oppure no, di certo non te lo regalo. Però è la mia capacità di
dargli quello che ha chiesto senza creargli problemi ulteriori, che farà la differenza. Problemi ulteriori che verranno spesso risolti con il suo denaro, perché è evidente che se mi chiede uno shooting con 20 comparse, io dico: guarda, non c'è problema, io ti trovo 20 comparse, però tu paghi 20 comparse, non una di meno, e ti sto regalando il mio lavoro di avertele trovate. Questa, secondo me, è la cosa che per il cliente è il valore aggiunto maggiore in assoluto. Poi possiamo parlare di tutta una serie di competenze, di skill, di capacità di capire i bisogni del cliente, perché per esempio se io gli faccio un lavoro ben fatto è ovvio che il cliente sarà molto propenso a continuare a lavorare con me. Se gli faccio le foto fatte bene e la post-produzione fatta bene, è molto probabile che il cliente avrà comunque la percezione di un lavoro fatto bene, perché comunque il cliente può essere ignorante, però non è stupido, cioè si rende conto se una cosa è fatta bene oppure no. Poi può fare il furbo e cercare di tirare sul prezzo o non chiamarci più perché secondo lui costiamo troppo e ha visto comunque che la nostra foto è 18 megapixel, quella dell'iPhone è 12, quindi più o meno siamo lì, quindi magari non ci richiama neanche più. Però non è stupido, quindi comunque la percezione della mano dell'operatore che ha fatto il lavoro, la percezione dell'illuminazione che è venuta meglio, della color correction, della post produzione che è fatta bene, questa cosa comunque in qualche modo gli arriverà. Poi non è detto che ci chiami più, perché magari era uno shooting una tantum, però se noi abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo fatto tutti gli step in maniera corretta, dovremmo essere perlomeno in grado di comunicargli il fatto che abbiamo messo una grande professionalità al suo servizio e che abbiamo cercato di fare le cose al massimo delle nostre possibilità, sempre nell'ottica di cercare di togliergli i problemi, non di mettergliene. Quindi purtroppo se c'è la scena non pulita, la puliamo noi. Cosa che mi è capitata: se c'è un shooting di still life con un pezzo difettoso, bisogna sistemarglielo, e quindi o gli troviamo una prospettiva in cui il difetto non si vede oppure gli si fa la post produzione. E su questo, attenzione, non voglio dire che gliela si regala, semplicemente gli si dice: guarda, non ti preoccupare, so che quel pezzo è venuto difettoso, te lo aggiusto io. Poi ci sono vari casi, nel senso che capita, per esempio, i clienti mi odieranno per quello che sto per dire, capita per esempio che soprattutto sugli shooting di still life con tanti pezzi, che si cerchi un po' di fare una sorta di tiro alla fune tra cliente e fotografo, nel senso che il cliente spesso tende a volere la post-produzione inclusa e noi fotografi spesso tendiamo ad accordarla, nel senso: ti faccio le foto, è ovvio che c'è della post-produzione inclusa, non te le do così, non ti do il RAW così come esce dalla camera, va bene. Però che cosa succede a questo punto? Il cliente ha fatto un giochino di potere, nel senso che ha detto: se vuoi che io ti dia l'ingaggio, mi devi garantire la post-produzione inclusa. Normalmente a questa cosa io rispondo con: certo, è uno shooting di still life, ti garantisco il tracciato di ritaglio e, per carità, le correzioni profilo, color correction, quello va bene, cose di base, ovvio che sono incluse, anche perché in uno shooting di still life fai il colore una volta, poi applichi lo stesso preset a tutte, quindi io quello te lo regalo, ma veramente te lo regalo, non è un problema. Il problema è quando abbiamo uno shooting di still life con 1000 pezzi tutti difettati, ve lo giuro, questa cosa mi è capitata, 1000 pezzi tutti difettati, e il cliente dice: cosa vogliamo fare qui, dobbiamo sistemarli, mi dovresti fare la post-produzione su tutti e 1000 i pezzi, e su tutti e 1000 i pezzi bisogna togliere quel difetto del pezzo, rendere più lucida quest'altra parte, togliere lo sporco da quest'altra parte ancora, cambiare la serigrafia in alto perché è sbagliata su tutti i pezzi, mettere quest'altra. E quindi voi capite bene che io dico: bene, quindi eravamo rimasti che gli dovevo fare 1000 foto con la post di base e qui invece devo fare del fotoritocco avanzato su 1000 pezzi. Per cui per questo motivo io tendo a dire: certo, il tracciato di ritaglio è incluso. Perché poi nel momento in cui ci sono da fare delle modifiche più invasive dico: avevamo detto tracciato di ritaglio, io quello te l'ho consegnato, capite bene che queste modifiche sono molto più lunghe, richiedono molto più tempo e non ve le posso fare incluse, vi devo conteggiare le ore. Io tendo a fare così, non mi piace fare i forfè, perché quando fate il forfè il cliente tende a dire: bene, è già pagato, e caricano giù e vi fanno fare 1000 cose di post produzione. E secondo me è diseducativo anche per il cliente, perché non è giusto che abbia il forfè sulla post produzione illimitata, perché poi avere le cose illimitate è come all'all you can eat, ti riempi di roba che non è più neanche buona. È molto meglio invece dire: guarda, io ti faccio le cose fatte bene, per carità, se è colpa mia, se c'è un errore nelle foto te le rifaccio, ma se è colpa tua perché il pezzo è difettoso io te lo sistemo, però quella è una cosa a parte, perché non è dipeso dal mio lavoro, è dipeso dal tuo, quindi non è colpa mia, non è un mio difetto, è una cosa in più che mi stai chiedendo, io te la faccio, però ti conteggio le ore. Questa cosa secondo me è un ulteriore valore aggiunto, perché in questo modo
modo il cliente ha anche la percezione intanto del valore del nostro tempo, che si rende conto che le ore che noi ci passiamo non sono proprio regalate, che non siamo lì a giocare, a grattarci la pera, e si rende anche conto di non avere davanti un cretino, perché se io gli dico sì va bene te la regalo, lui mi dice guarda mi devi fare ancora anche queste correzioni, sì va bene ti regalo anche queste, alla terza volta il cliente comincia a perdere il rispetto, e quando un cliente non rispetta più il fotografo, sapete cosa succede? Che gli farà fare ore e ore di lavoro in più inutile e non sarà mai contento, perché avrà la percezione che comunque avete lavorato male, perché non ha rispetto per voi. Se invece si mettono le cose in chiaro e si dice queste sono delle ore in più, me le paghi, cavolo, percezione del lavoro improvvisamente cambia, perché uno dice cavolo, questo qui si fa pagare i minuti, allora vuol dire che è bravo, allora vuol dire che quello che fa vale veramente quello che gli sto pagando. Questa non è, non dico necessariamente che sia un valore aggiunto per il cliente, è un valore aggiunto per il rapporto con il cliente, però, perché lo va a migliorare. Poi se il cliente non ha voglia di spendere non verrà più da voi e tanti saluti, ma se un cliente non capisce questa cosa non era cliente per voi in ogni caso, quindi non avete perso granché, ci avrà semmai perso lui, perché andrà probabilmente a farsi fare le foto dal famoso cuginetto con la reflex appena regalata per Natale. Bene, se siete arrivati fin qui sono curioso di sapere se qualcuna delle voci che voi avevate pensato come elementi distintivi che possono rendere più appetibile un fotografo per i clienti corrispondeva con quelle che ho elencato io. Se vi va di aiutare questo piccolo canale a crescere, lasciate anche un like a questo video e magari iscrivetevi. Ci saranno presto nuovi aggiornamenti.